Ben ritrovati amici di Diffusion, vi aspettavo seconda settimana insieme, una settimana che sarà, ve lo preannuncio, ricchissima di notizie curiose e interessanti per voi, perché noi qui di DTV non facciamo che pensare a voi, a quello che vi piace, a quello che vi stimola. E allora iniziamo, ma anzi, iniziamo andando ospiti in una casa, in un salotto speciale, ossia il mio e di Barbara Tarricone, oltre che di Gianina, il mio cagnolino, perché il lunedì è sempre Chic Chat. Questa settimana vi parliamo di arte e di musica, veramente speciali gli ospiti. Barbara, senti, ma quando è che togli questo gesso? Veramente non ti si può più vedere. Davvero, eh? Fra un po' lo tolgo. Per fortuna che almeno qui da noi a Chic Chat, in salotto delle ragazze, ci divertiamo comunque. Sì, arrivano per fortuna un po' di amici, un po' di ospiti, un po' di gente che ha delle cose da raccontare, che fanno magari lavori particolari, insomma, meno male che ci sono loro. Certo. Per esempio, oggi ti voglio presentare una mia amica che, parlando di residenze, parlando di case, ha trasformato la sua in una cosa molto molto particolare. Ah sì? Più di del nostro salotto? Assolutamente, infatti Elisa. Ciao. Ciao Elisa. Ciao. Ciao, ben arrivata. Grazie. Ciao Elisa, grazie di esserci venuta a trovare. Stiamo parlando di Nosadella 2. Esatto. Che cos'è Nosadella 2? Sono curiosa. Nosadella 2 è una casa, è la casa dove io vivo ed è una casa di famiglia, dove mia nonna nel passato, negli anni 50, ha iniziato diciamo, un'attività di pensione e poi io ho voluto proseguire questa attività oggi, dopo di molti anni, e diciamo 10 anni fa ho deciso di lanciare un programma di residenza per artisti. Sono artisti internazionali che vengono appunto da tutto il mondo e stanno in casa dove hanno uno spazio dove lavorare, ma anche dove stare insieme, dove mangiare, dove creare, per poi fare dei progetti fuori in città, quello che si chiama nel nostro mestiere, diciamo, arte pubblica. Ma fantastico, molto molto interessante. Domanda, quanti artisti ospiti in media nella tua residenza? Di solito sono o uno o due o tre, fino a tre. Fino a tre, le residenze di solito all'anno sono due, possono essere artisti o anche curatori, che sono con quali poi scegliamo gli artisti della volta successiva. E come selezioni gli artisti che vengono a stare a Nosadella 2? Che tipo di artisti sono? Sono artisti che hanno già avuto esperienze, hanno già lavorato con la produzione di arte pubblica, quindi con grandi spazi, quindi con grandi strutture, fanno installazioni, vengono selezionati rispetto all'esperienza che hanno. Non facciamo... Anche noi qui abbiamo un artista del... che sta commentando, mi dispiace, come sì, no, sta producendo una, sì, un'opera d'arte, però noi siamo molto 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 all'avanguardia. Tu fai finta che lei non ci sia, d'altronde come facciamo sempre un po' anche noi, però adesso io sono curiosa di vederla, di vedere casa tua e di vedere anche un po' di questi artisti, di queste opere. Possiamo vedere un po' di foto, no? Ci hai portato un po' di cose. Sì, vi ho portato un po' di foto, questo potete vedere l'esterno con un'installazione di arte pubblica, questo è un artista belga, Nico Dox, questi invece sono degli interni, la casa viene usata sia come residenza dove gli artisti hanno lo studio, ma anche come laboratorio dove produrre dei film, dove produrre dei laboratori, dove fare delle mostre, delle installazioni, il tema è sempre cosa quello del... Cosa fa questo sull'armadio per l'uomo ragno? È una performance. Di Cristian Chironi, che è un artista di Bologna, tra l'altro, e sì, ha fatto una performance sull'uomo ragno. Ma veramente? Sì. Ma guarda che sono un talento io del... E questa è una delle torri di Bologna, Bologna famosa per tutte le sue torri, e voi cosa avete costruito sopra? Abbiamo invitato tre artisti a far dialogare, diciamo, il passato, il patrimonio storico con l'innovazione, quindi il presente, tre artisti che hanno scelto tre torri su cui fare tre installazioni d'arte contemporanea. Questo è un progetto realizzato grazie alla città, grazie alla Fondazione del Monte, che ha visto questa possibilità di far dialogare appunto conservazione e innovazione, ha coinvolto noi in questo progetto. Però come vedete sono progetti abbastanza impegnativi, quanto il lavoro con lo spazio pubblico è abbastanza... si muovono gru, si muovono, certo, pali, si muovono...
maestranze, insomma è un... Quindi l'obiettivo è di portare l'arte a fruizione, insomma, della città o comunque del pubblico. Ma, prego Deborah. Ti faccio una domanda, io faccio molta fatica a capire l'arte contemporanea, il concetto di installazione. Allora, finché si tratta, che ne so, di Anciano da Messina, Jan van Eyck, vado via untissima. Però ecco, come si fa ad avvicinarsi all'arte contemporanea, alle installazioni che sempre più spesso vediamo in giro per le nostre città? Io dico sempre che bisogna partire dai propri strumenti. Ognuno di noi ha un sapere che venga da qualsiasi ambito, da quello che è la tua vita, da quello che è la tua esperienza, e tu devi semplicemente mettere a frutto il tuo sapere. Quello che tu vedi è... ti sta parlando di qualcosa che già sai. Se tu vedi una torre con del bambù sopra, sai che è una torre, sai cosa ci facevano, sai che cos'è il bambù e ci dai poi la tua interpretazione, no? Per cui l'importante è partire da se stessi. A proposito di avvicinare l'arte e le performance alla città, mi hai accennato anche di un progetto molto divertente che avete fatto durante Genderbender. Mi racconti di che cosa si trattava? Magari vediamo anche una parte di questo progetto. Sì, noi collaboriamo col Genderbender Festival, che è un festival divertentissimo e secondo me molto importante nella città di Bologna. E abbiamo invitato un artista che si chiama Heidi Lunabba, un artista finlandese che ci ha proposto questo progetto. Devo dire che inizialmente io ero un po' scettica perché ha proposto questo barbiere mobile per donne. E inizialmente io pensavo che quasi nessuno avrebbe partecipato e che Bologna, insomma, è una città abbastanza diffidente, abbastanza sulle sue. Invece in realtà abbiamo avuto addirittura la coda per il giorno dopo, perché ti potevi prenotare per fare le barbe. Insomma. Ecco, guarda la faccia convinta di questo signore, ha un ghigno. Ma quindi il barbiere giustamente ti mette la barba e poi vedo delle applicazioni di barba e poi anche la faceva? Come funzionava? Potevi scegliere il tipo di barba? Esatto, potevi scegliere il tipo di barba a seconda della tua identità e poi... ti veniva applicata, sono delle barbe finte, ti veniva applicata con della colla e tu tutto il giorno andavi in giro con questa barba, poi volendo te la potevi togliere la sera togliendotela. No, fortuna che non era per sempre. E con questo, ecco, con questo progetto che messaggio volevate portare nella città? Donna baffuta, sempre piaciuta. Esatto. Era questo? No? Devo dire che è stato molto interessante vedere come anche molte signore che si sono sedute lì accanto a noi hanno invece desistito da questa novità e hanno scelto di non farsela perché erano convinte di essere donne e non volevano assolutamente pensare di essere uomini, per cui hanno proprio detto no, io la barba non ci penso neanche a farmela perché io sono una donna. E quindi mi sembra che sia molto, molto poco ferma la propria identità sessuale se per una barba... Si ritiene che venga messa in discussione il proprio essere femmina, no? Beh, sì, infatti il progetto era proprio, voleva cercare proprio di andare a interrogare le persone sulla propria identità e sull'impossibilità di definirne una, no? Certo. Beh, interessante, che reazioni ci sono state, visto anche fra i passanti, i pedoni? Ma molto, molto positive e comunque per rispondere alla tua domanda di prima, io penso che l'arte serva anche a questo, cioè di portarti in una giornata qualcosa che non ti sarebbe capitato altrimenti. Cioè io penso a queste signore, a queste ragazze che hanno fatto la barba quel giorno ti capita di poterti fare la barba, magari non ti capita mai più. Probabilmente no, insomma, cioè tra i vari attrezzi che abbiamo per il trucco, sinceramente quello delle barbe posticce è un attrezzo che ci manca. Senti, appunto ci raccontavi prima anche di altri progetti che avete messo in piedi, insomma, tra cui questo del MOV, dei motorini, mi racconti di cosa si parla? Sì, questo è stato un progetto con un artista bulgaro, Kalin Serapionov, e lui ha fatto proprio un'indagine della città, ha preso la sua camera, che è il suo strumento di lavoro, è andato in giro per la città ed è rimasto sconvolto da una cosa... che per noi invece è abbastanza abituale, che è la presenza di questi motorini.
è il nostro Serapio, non si vede che dove abita lui, di traffico non c'è, perché a Bologna o il motorino o la muerte. Però se ci pensiamo, il motorino è una cosa che caratterizza molto, certo, Bologna, non sì, altre sì, città. Sì, anche. Sì, sì. E quindi queste sono riprese fatte con una camera fissa, piazzata sì, di fronte, vicino a Sala Borsa, alla, esatto, alla fine di Via Indipendenza. Esatto. E lui ha fatto un editing, poi alla fine ha fatto, non so se ve lo ricordate, la corsa più pazza del mondo, un po' l'idea era questa, di creare una finta gara di questi motorini, ha tolto macchine, ha tolto autobus, ha tolto tutto quello che è l'altro traffico e ha lasciato solo i motorini. Chi ha vinto? Una vespetta, ha vinto una vespetta, vai Gianni! Però è stato molto divertente vedere come sono tutti abbinati, il casco motorino, le vestizioni che ci sono, anche tutti i rituali di mettersi il casco, arrotolarsi. Quindi lui ha intravisto, diciamo, una forma d'arte anche nell'utilizzo del motorino e quindi anche proprio nel modo in cui... Sì, un modo di essere proprio. Un modo di essere, ok. Ma quindi mi dicevi prima appunto degli artisti che hanno residenza a Nosadella 2, adesso, per esempio, chi è residente a Nosadella 2 e che progetti state sviluppando? Adesso deve arrivare ai primi di novembre un'artista sudafricana che si chiama Kayla Davis. E con lei stiamo sviluppando un progetto sull'ambiente, invece. E faremo una serie di laboratori in giro per la provincia, non solo a Bologna, ma quindi in giro per la provincia di Bologna, sul tema del cambiamento climatico, di come le trasformazioni, il cambiamento climatico influisce sulle trasformazioni del nostro territorio. Siamo in Emilia, sappiamo cosa è successo anche recentemente e quindi l'idea è quella di offrire sempre attraverso la creatività e in questo caso la pratica teatrale, proprio esercizi di teatro di strada, perché lei viene dal teatro di strada, di offrire dei laboratori di informazione e di consapevolezza rispetto a queste tematiche. Senti, ma oggi si riesce a vivere d'arte? Direi di sì. Mi sembri molto in carne, quindi non si vive benissimo. Ma questo è il mio problema. No, direi che è una domanda che mi hanno fatto recentemente molte persone. E secondo me sì, ci sono modalità diverse, anzi forse oggi l'artista si sta molto professionalizzando, forse troppo professionalizzando. E non c'è più solo il mercato delle gallerie, non c'è più solo il mercato tradizionale, ci sono la pratica delle residenze, è una delle pratiche attraverso cui molti artisti vivono, perché appunto gli permette di muoversi, di produrre. La cosa che è fondamentale per gli artisti infatti è la produzione delle opere, che prima, diciamo fino a 10-15 anni fa, era più un investimento personale, mentre adesso ci sono fondazioni, istituzioni che cercano proprio di aiutare nella produzione di opere nuove. Tu hai una residenza, ma ogni tanto giri anche, vai in visita ad altre residenze? Diciamo che io ho aperto proprio questo progetto di residenza proprio per andarmene in giro, per portarmi a casa... Abito a Roncalceci, apro una residenza per artisti e ospito tutti quelli che vogliono a Roncalceci, purché provengano da New York, Londra, Sydney... Tokyo. E magari okay. offrono uno scambio. Beh certo, scusa, no? Certo, infatti io, uno dei motivi per cui ho aperto è per avere, io dico sempre che ho un divano in tutto il mondo dove poter andare. Che fortuna! Senti, ma i tuoi artisti che tipi sono? Cioè che tipi umani sono? Chi c'è dietro un progetto come quello che abbiamo visto dei motorini piuttosto che il progetto delle barbe? Ovviamente è una risposta abbastanza scontata, però tutti gli artisti sono diversi e è una cosa molto delicata e molto anche importante, perché la residenza è lo spazio dove io vivo, è lo spazio dove si vive insieme e si sta insieme 2-3 mesi, non si sta insieme una settimana, per cui nascono proprio delle relazioni e gli artisti sono vari e sicuramente ognuno di loro ha qualcosa da comunicarti, da insegnarti, ognuno ha le sue abitudini e tu tutte le volte impari qualcosa. La cosa molto interessante è che nella casa loro cambiano sempre qualcosa, ti spostano il tavolo, ti aprono la finestra che tu non avevi mai aperto. Sono artisti, io faccio coltello per molto meno. Ti chiedo, ma tu non hai una famiglia? Io ho una famiglia con cui ho fatto un accordo di... No, cioè intendo una tua famiglia, marito, figli... Ho un compagno che vive con me, è un attore di teatro. Ah, ecco, no, però un artista... E si nutre dei personaggi che vengono in scena. Perché se facesse l'impiegato di banca forse direbbe... Oh, forse avrebbe troverebbe grande ispirazione comunque Dopo ti darebbe delle mazzette da 10 euro, che sarebbe uno spettacolo. Però insomma ci deve essere un accordo, cioè una... Certo. Come dire...
una comunione di intenti e di spirito in questo caso, perché sì, altrimenti sarebbe difficile. Assolutamente. No, se non ci fosse appunto questa, se non ci fosse lui, se non ci fosse una vita di questo tipo condivisa, non sarebbe possibile. Senti, poi un altro video abbiamo noi. Sì, perché prima ci hai raccontato di un progetto molto interessante, parlando di Giramondo. Parlando di Giramondo e parlando di collaborazioni con vari enti anche locali, ma hai accennato a questo progetto in collaborazione con il Mambo, giusto? Ce lo vuoi Giusto. Raccontare? Si tratta di una importante produzione che abbiamo fatto in collaborazione col Mambo, che poi ha acquisito l'opera, quindi adesso è in collezione museale a Bologna. E si tratta anche qui di un'artista sudafricana, Bridget Becker, con cui abbiamo avviato, perché è un progetto in progress, una produzione filmica, diciamo, su, sempre film d'artista si parla, sul tema dell'Eritrea e del colonialismo italiano. E siamo partiti per questo primo capitolo, che si chiama The Remains of the Father, da un archivio di Bologna, in particolare dalla storia di questi due, di questa coppia che è andata in Eritrea. E durante ovviamente il periodo del governatorato italiano là, e in particolare appunto all'interno di questo archivio c'è un mondo e noi abbiamo estrapolato alcuni tasselli di questo mondo. È un archivio ovviamente già studiato e noi abbiamo preso quello che di questo archivio non era studiato, cioè l'attenzione di questo Giovanni Ellero per l'architettura, per una critica che lui faceva ovviamente all'architettura razionalista italiana. E abbiamo, è stato ha ragione, molto divertente. Chiunque quindi, non ti piace. No, l'architettura razionalista proprio no. Queste immagini che stiamo vedendo sono le immagini della ricerca, diciamo, che sta avvenuta. Sono le immagini del, questo è proprio il film, abbiamo ricostruito un set, questo è all'interno molto interessante, è stato a proposito di architettura scoprire questo quartiere che c'è vicino allo stadio a Bologna, che è un quartiere di residenze fasciste, si chiama il Villaggio Bandiera. Ed erano residenze che venivano date ai governatori una volta andati in pensione, insomma, per le famiglie. Sono case bellissime, grandi, e noi abbiamo usato, grazie insomma, alla collaborazione col comune, una di queste case vuote e abbiamo ricostruito con un ipotetico set quello che era lo studio di questo Ellero architetto. E tutto il film racconta la storia di questa ricercatrice eritrea che è impegnata nella traduzione di questo testo di Ellero che critica l'architettura fascista ad Asmara. E abbiamo fatto un lavoro ovviamente sulla traduzione, voi vedete c'è una parte in tigrino che è la lingua eritrea che viene tradotto, lei lo sta traducendo in amarico che è oggi la lingua invece etiope, quindi insomma ci sono una serie di significati e di livelli anche storici. Senti, come fai a decidere quali sono i progetti, quali sono gli artisti che hai intenzione insomma, di sostenere anche appunto tramite il progetto di residenza? Vado in giro in residenza, sì. Vado in giro, sì, c'è una grande ricerca dietro, bisogna muoversi, andare a vedere come lavorano gli artisti, e andarli a conoscere e vedere quelli che sono anche interessati a offrire qualcosa anche alla città. In questo caso si trattava di lavorare su un patrimonio della città che era quello di questo archivio e di un pezzo di storia che noi abbiamo rimosso ma che esiste. Se hai bisogno io comunque cioè, sono pronta a darti volentieri una mano, anche perché credo molto nell'arte contemporanea, ancora non la capisco, però capisco che a New York, per dire, possano esserci dei buoni artisti, quindi se non hai tempo vado io, ok? Io era Gianina, Gianni andiamo a New York? Siamo le ragazze come quelle di Sex and the City? Tra l'altro a New York non abbiamo ancora un contatto, quindi potrei seccatura. Tranquillamente, Deborah. Sei assunta, vai. Ecco fatto! Se sei interessata ad arte che ruota attorno a Hello Kitty, il rosa, il tacco, Deborah può. Gender direi che è perfetto. Perfetto. In un'occasione di un festival Gender Bender ci fu una locandina spettacolare di Elsa Nata Libera, una leonessa con sopra una parrucca rosa, è un capolavoro quella locandina. Ecco, quello l'ho capita anch'io, insomma, voglio dire, non è che non ci arrivo quasi mai. Beh, mandiamo allora l'appuntamento anche al Gender che sarà a fine ottobre, inizio novembre, come tutti gli anni. Esattamente. Perfetto. Foto, ragazze. Artisticissima. Quindi vi aspetto tutte da questa parte. Oppa! Perché dato il mio gesto, ho il privilegio di non muovermi.
Ok. Pronti?